Garbatella la storia è donna. Mirella la fata. Comunque vada, in fiaba o filastrocca, sempre lei te la racconta. Dell'antico quartiere è fata, conosce ogni lotto ed ogni strada. Tu però stai in campana, bada. Lei a Garbatella c'è nata. Fai attenzione a ciò che scrive e dice. Di radici è ricercatrice, colleziona segreti garbati in fiabe, filastrocche e racconti, li tramuta in virtuali di memoria ponti, la vita sa fare i conti. Garbatella, anni 102, lui il 25 nasce, sempre tra l'asino ed il bue. Era il 1920 e sul colle della pace tiravano certi venti, la mano augusta, il mercoledì delle ceneri, la prima pietra pose. Lo sai come andarono le cose? La stessa mano dura come pietra aveva pure il cuore e alla gente poco dopo arrivarono i mali. 18 anni dopo quella mano augusta firmò le leggi razziali. Non ci avevi fatto caso? Lui regalmente a Brindisi scappò. Il popolo sovrano non brindò. Ora lo sai perché io te l'ho detto, siccome era bassetto. Lo chiamavano tutti Re Pippetto.